Eh sì, proprio una bella giornata per lodare il sole, vero? Comunque, ben ritrovati nella serie di Minecraft che non so che non vi siete aspettati che sarebbe uscito così presto un altro episodio, perché ci sarebbe voluto un altro mese. Ebbene sì, ho ancora problemi con i comandi. Avevo in mente di fare un coso in cui facevo il farming degli animali che... Ah però, fino a ieri, no, ieri notte non c'era nessuno, ora sono tutti spawnati così. Comunque, mi ero dimenticato del cerchio di grano che avevo fatto. A proposito, vediamo un po' se c'è ancora... La carota. Cioè, questa carota simboleggia il prossimo campo di carote e tutti quelli che verranno, perché sarà la prima e ultima carota che riuscirò a trovare in giro. Forse, se non trovo dei villager. Comunque... Anche questa volta avevo intenzione di andare a minare là sotto. E per non perdermi nei bivi, metterò una torcia di pietra rossa nel... come dire... come faccio a spiegarlo? Metterò una torcia di pietra rossa nel tunnel da cui sono arrivato per evitare di perdermi troppo. E intanto potrò fare anche un mini vlog. Sì. Dato che non ne faccio mai, allora di qua siamo già andati, quindi andremo anche alla ricerca di diamanti, ovviamente. Perché dato che uso il piccone di diamante, devo prendere dei diamanti per farmi altri picconi di diamanti, per andare a cercare il diamante che userò per farmi picconi di diamanti, per andare a cercare dei diamanti. È un... Beh, non mi lamento, però non è diamante. È pe il peccato che ne trovi uno alla volta. Ed è quasi più raro del diamante. Quindi attenzione. Appunto. Comunque, sì, basta con questo comunque. Io ho sempre in testa di dirvi comunque. No, no. Basta così. Qua, povere di diamante. Qua vedo solo redstone. La redstone va bene fino a un certo punto. Cioè, quando la trovi all'inizio è l'oro sceso in terra. Dopo che l'hai trovata due o tre volte diventa la pari di un cestino della spazzatura. Quasi. Non trovo diamanti. Comunque. È una mia dipendenza. Il mini vlog sarebbe una cattiva idea. Il problema è che sono concentrato su Minecraft a cercare il mio diamante. Lo so, non sono un pro gamer. Ma neanche un. Ah, non ci sono stato! Ah, non ci sono stato, potremmo andarci. Mini vlog, soprattutto le serie che vedo che io sto portando 30.000 serie tutte in una botta sola. E molto spesso vanno disperse, come questa. Un grandissimo esempio, questa qua. Ma questa qua è anche per mancanza di voglia, quindi non è che... Sì, se non ho voglia di giocare a Minecraft non ci gioco. Quindi, oh... Quindi, appunto, o faccio un episodio in settimana, però sapete che sarà un mezzo scialbo. Talvolta sarà un bel episodio, talvolta sarà scialbo, una schifezza. Oppure ne faccio 30 in una settimana, quando ho voglia di giocare a Minecraft. Anche se... Niente, ogni tanto ho voglia, altre volte quando manca la creatività non ne ho. Ennesimo vicolo cieco. Ma sta leggenda della bici che è vicino alla lava. Questo è un attentato bello e buono, eh. Aspetta che tappo qui. No, no, c'è il ferro mio lì. Ah no, è qua, è qua, è qua, è qua il ferro. Questo dov'è? Dov'è? È qui. Ho sentito un rumore. Esatto. Non penso sia qua. Perché qua è tutto illuminato come la New York dei bei tempi. Cioè, e basta però. Ecco. D'ora in poi la metto sui muri. Così non ci entra più nessuno. Apri un po', fa un po' d'aria. Oh, così. Però che schifo. Non si può. Vi ricordate che minare in sotto. Oddio, oddio. Cosa sta succedendo? Quello aveva un'intenzione di venirmi a prendere, però ho detto... Ah, porca... Fortuna che sono vicino all'acqua. Pensate se non lo ero. Ho tappato tutte le provenienze della lava e quindi... No.
Ah, ok, pensavo che facesse da... Come faccio a spiegarvelo? Vabbè, lì, tanto lì di sotto era un vicolo cieco, eh. Qua ci sono già stato perché me lo ricordo. Che avevo maledetto il mondo perché mi era morto il cane. Sì, è morto il cane. Ve lo ricordate. Anche troppo bene. Ma il dannato diamante che non trovo... È tutto un episodio qua a girovagare. È qui dove ho maledetto il mondo. E qua... Non sono andato giù. Perché non sono andato giù? Ecco, questo dolore. Eterno dolore. Sì, non me l'aspettavo di cadere così, come un sasso. Ma in cambio abbiamo trovato carbone. Tanto carbone. Non c'è nessuno alle mie spalle, vero? Se mi ha paura. State attenti. Stavo dicendo delle serie, che mi sono perso ancora. Ossidiana. Eh sì, che ne porto 30.000 al botto. Quindi io avrei la vaga intenzione di prendere una serie che sta anche quasi finendo. Farci tirarla su a botta e abbandonare per un minimo le altre serie. Quindi finché una serie singola non finisce, le altre saranno un po' abbandonate. Che dite? Potrebbe... Mannà... Come risolvere un'invasione di lava con la torcia? Ecco qui. Nope, non ci prova. Quindi per esempio... No, non faccio spoiler perché sennò... Se no tipo, ah, qua hai spoilerato e quindi io non guardo più i tuoi episodi, disiscritto. Scusa, chiunque tu sia. Ma qua c'era un fiume di lava? No, c'è ancora, c'è ancora, c'è ancora. Torniamo su, non c'è niente qua per noi. O almeno... Sì, non c'è niente. È una luce sospetta. Non c'è la lava. Ah, non c'è la lava, tipo. Magari tiravo un colpo. Pff, fiume di lava in testa. Dolore assassino. Sento. Probabilmente sono. Papparapà. Papà. Cazzo. Colpa mia. Non. Ho gestito malissimo la situazione. Pensavo alla Rambo. Fate sotto. Mi esplode in faccia. Ma per fortuna che ho anche un'armatura bella resistente. Sì, bella resistente. Di ferro. Il diamante l'ho trovato. Il diamante che ho trovato l'ho usato per gli attrezzi che userò per mina. Che userò per cercare il diamante. Qui. Un secondo. Ah, giusto, ecco perché mi ero portato dietro le mappe. Per vedere il livello. No, 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 siamo ancora troppo su. Siamo ancora troppo su per il diamante, ecco perché. È a livello 12. Là, intorno al livello 12 c'è il diamante. Quindi io dico. C'è ferro e fa sempre comodo. Per così. Così. Molto. Ecco. Lì sotto ci sarà un giacimento di diamante. Ma probabilmente. Io sono già andato a cercarlo. Com'è che il cibo non scende? Cioè, buona notizia, ma com'è che il cibo non scende? 23, non ci siamo ancora. Non ci siamo ancora, fatevi sotto. Fatevi sotto. Ferro. Parkour Master. Come non fare i salti? Avevo premuto io, non avevo fatto la doppia levetta. Che casini comandi da qua. Stesso punto di prima. Potevo semplicemente fare il giro. Per fortuna che sono atterrato nell'acqua. Qui. Che bello minare guardando in alto. Davvero. 8. 8. No, 10. No, 9. Fine. Già sta. Sento ragni e zombie. Ma si manca solo. Ci manca solo un prete con un crocifisso fotonico che mi... Ah! Ma hai bisogno di un aiuto?
Sono due colpi. Scarsino. Ecco, questo qua è il classico bivio che ci vorrebbe un creeper alle spalle per farti bada boom. Spero che non ci sia. Spero che non mi abbia sentito un creeper qua vicino. Anche se l'armatura protegge anche bene dai, dalle esplosioni. Oro, ma non è quello che cercavo. Beh, non si rifiuta mai un po' di oro. E appunto, era un cioppo di oro. Che non è. Non mi basta nemmeno per pagarmi il viaggio. E siamo ancora troppo in alto. Ma più che altro questo episodio, almeno quello che ci sta venendo fuori di questo episodio, ho trovato un botto di ferro. Beh, no, non mi serve a niente. Decisamente a niente per adesso. Ennesimo bivio. Io dico, mettiamola qui la. Bella illuminazione. Bella, bella, bella. Non fa. Su console è talmente scarsa che non la fa neanche la luce. Quindi è come nelle con le torce normali. È come andare in giro illuminando con le quelle di pietra rossa su PC. E altro. È l'abitudine. Ho sbagliato. Sbagliare una. Wow! Non so, ma sono attratto dal ferro. Non mi serve a niente, però so, lo prendo perché forse mi servirà avanti e quindi sono un accumulatore seriale. Come la gattara dei Simpson. Buio, buio, buio. Buio vuol dire che schifo. Ci riesco? Io ci provo, Via! No! La mia vita mi è passata davanti agli occhi. Ah, però non sono precipitato. Sono caduto, ma non ho precipitato, che è una buona cosa. Qua vedo. Vedo già un ponticello. Guarda che mi curo un attimo. Curo è un parolone. Mangio una bistecca. Anche se mi sono rotto una gamba, la bistecca risolve tutto. Come il mondo reale, vero? Qui forse dove c'è un botto di lava. E no, non di. No. Un vicolo cieco. Creeper, venite qui e fatemi esplodere la faccia. Non ho più voglia di vedere queste cagate qua. Voglio trovare diamante. Voglio, sub. Esigo. Esigo il diamante. Ok, andiamo giù. L'acqua funziona da paracadute. Livello 16. Aspetta. Ah, ok, livello 16. Questo. Quasi. Bene, ma non benissimo. Anzi, invece, benissimo, benissimo, ci siamo. Come lo contengo, sto muro di lava? Così. Ora aspettiamo che, sempre temendo qualcosa alle spalle. Avanti, sciogliti. Metto una torcia per. Ma va a cagare. Vabbè, ma. Ma non si vede niente con la lava in mezzo agli occhi. Cioè, guardate, voi vedete qualcosa? Oh, mi sono spento. Ma com'è che non svanisce quella lava? Ci penso io. Oh, ah, non era un blocco di lava. Perché se era un blocco di lava vedevi anche. Notato che livello adatto per scavare diamanti. Qua intorno. No, non c'è nulla qua intorno. Un po' più in basso. Nemmeno ho questo episodio di andare a fare minatore fa davvero schifo, non trovo nulla. Appunto perché. Appena in tempo. Altri. Dimmi di sì. No, cazzo. Dammi dei diamanti. Dammi dei diamanti almeno stavolta. Dai. Chi arriva un ceffone se non mi dai diamanti? Sì, gioco, ti arrivo un ceffone, anche se sei in digitale. Ho nulla, No, sto morendo. Mannaggia te. Mannaggia a te. Pochissimo. Guardate quanta vita ho. Due.
È veloce recuperare la vita però, eh? Molto di più rispetto a, non so, a prima, qualsiasi prima. Qualsiasi prima, che cazzo di verbo, che cazzo di verbo è? Mi sono perso, ufficialmente. Oh, e ormai loro non me ne frega, non mi inter... È inutile che mi sbattete in faccia loro, non mi interessa più, non più. Io vado a caso. Così. Semplicemente, ecco, avevo l'impressione di aver visto un blocco di smeraldo. Si vede che comincia ad avere, come nel deserto, comincia ad avere i miraggi a forza di non vedere. Questo è l'inizio. Contento. Tu come ci sei arrivato qui? Mi spieghi? Puttana. A parte che era una cacchetta di slime, quindi non serve nemmeno arrabbiarsi. Cavolo. Tutta questa diorite o andesite? Stessa roba. Tanto sempre inutile ai miei occhi. Bene. Ne avevo un altro. Sempre andare in giro attrezzati. Beh, il ferro lo potrei decisamente usare come, appunto, picconi. Solo quello serve. Ma guardate che schifo. Vediamo un po' la mappa. Do livello 12, cosa vuoi di più? Ma qui c'è la lava. C'era la lava. Quindi tutto questo posto qui può essere buono per giocare diamanti. Intanto ci faccio anche pietra per costruire la villa che avevo intenzione di fare. Se ben ricordate, solo un episodio fa. Come minchia si chiama questa qui? L'ossidiana. Ossidiana, giusto. L'ossidiana invece la posso prendere per il portale del Nether, ma non siamo ancora preparati per andare nel Nether. Almeno, come dire, io aspetterei almeno finché non ci facciamo, come dire, un'armatura di diamante oppure alchimia. Finché, no, aspetta, per l'alchimia devi per forza andare nel Nether. Cioè, finché non ci facciamo un'armatura di diamante, che tanto poi nel Nether prenderemo perché io sono sempre morto nel Nether. Sempre stesso motivo, lava e ancora lava. Quindi, vabbè. Ma non sarebbe una cattiva idea già andare nel Nether? Ditemi voi nei commenti che, beh, in effetti non è una pessima idea, ma potrebbe anche esserlo. E quindi ditemi voi come andare avanti. Non è che vi impongo le mie regole nella vostra serie. È come un po' come un regime comunista, un regime dittatoriale comunista. Io vi impongo di guardare i video che poi non vi piacciono. Stessa roba. Ma io intanto che parlo sto rompendo rocce così a caso. Ma niente. Niente, finché non vedo il diamante, io non termino il cazzo di episodio. Ah, non so scava. Cosa ti ho detto? Fuori, voglio il diamante, non voglio te. Così. Discriminazione contro gli smeraldi. Non è che sto scavando propriamente a cazzo, comunque, eh. Tu non sei un diamante. Ma è neanche, dai. Neanche la vicinanza, neanche le vicinanze. Non è che sto scavando proprio, come ti dicevo, non è che stavo scavando proprio a cazzo, cioè, sto scavando a quadrato e poi faccio vedere un'ottima tattica per trovare il diamante. Cioè non ve lo dico ora. Beh, potrei anche farlo. Ma finché non arrivo a un determinato diametro. Beh, dai, chiaramente il diametro non è che frega molto. Devo solo calcolare. Beh, sì, devo calcolare bene il diametro, sennò viene fuori sbilenco. Allora, così. 1, 2, per evitare particolari ciabatte. 1, 2, 3, qua. Sì, qua è per illuminare, non è tattica di sopravvivenza. No, maledetto. Ah, ok. Adesso, ennesime torce. No, lì, perché me ne fai spawnare la. Oh, 1, 2, quanto dista da qua? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
No, infatti, 4. E stessa cosa, 1, 2, 3. Ah, già preimpostato. Bene, ma non benissimo, ci hai provato. Qua, 1, 2, 3, centro, perfetto. E anche qua. Ora posso cominciare a dimostrarvi come fare. Andate a tunnel. Vedete che già uno l'abbiamo trovato. Fate dei tunnel lunghi così. Così state sicuri che... Già, eccolo lì. Ma sapete perché trovo gli smeraldi? Perché sono sotto una... Sto scavando nell'Extreme Hill. Che solo qui trovi diamante. No, eh sì, solo qui trovi... Se trovassi solo qui il diamante... Vedesti l'emigrazione di tutti i giocatori di Minecraft verso le Extreme Hill. Niente, in alto, in alto no. Dei tunnel lunghissimi così. Poi fate uno, due e un altro. Così lo troverete sicuramente, diamante. State certi che lo trovate. Prima o poi. È già finito l'effetto luce, eh. Questa è una piaga. Una vera e propria piaga. L'effetto ottico non sarà bellissimo. Cioè non è... Wow. Questo poteva far male. Potevi uccidere una persona, sai? Neanche qui diamante. Ma sto divagando. Uno, due. Ecco qui. Dai, vieni fuori, vieni fuori, vieni fuori. Almeno in questo tunnel qui. Siamo già al terzo tunnel. Devi venire fuori. Qua. Quando vedete che la luce viene a mancare, mettete una torcia per evitare appunto particolari prese da dietro, proibite. No, non cominciare a mettermi la, il granito, no, granito, la, il terriccio sporco, quello là, la ghiaia. Mi decido quale scavare. Andavo su giù. Io avrei anche la pala. No, se andiamo avanti per tanto, io comincio a usare la pala, mi sto già stancando. Due. Via. Ora me lo troverò anche di là. Su e giù non c'è nulla. Eccolo qua il come si chiama? Il paradosso. Vabbè, qui posso farci anche uno strappo alla regola, ma più avanti. No, sto cercando il lo no. Sì, il diamante, diamante, diamante. Ma magari che ne so, vicino al ferro ci sarà anche il diamante. Sono tutti attaccati magari se ho talmente tanto tanta fortuna o talmente tanta sfiga. Perché sia obbligatorio. Ora, torcia. Prendiamo il ferro da qui che fammi trovare il diamante. Avanti, quasi, quasi. Dai che questo qua è il livello giusto per trovarlo. E no. Dai. E no. Aspetta, la vedo uno. E no. Oh, mi stai facendo perdere la fiducia degli iscritti. Dai, gioco del... cioè... Non posso neanche offenderlo, se no perdo il co... Beh, ci avevo sperato. Dai. Ma vaffan... Dai. Ci sei quasi. Quello lì è un blocco di diamante. Brucerai all'inferno. Qua. Per evitare che mi caschino in testa. Ma porca puttana. Quanto tempo ci ho messo. Ma, cioè, io da quanto non ne... Per fortuna che vicino alla lava ce n'è di diamante. Ma vaffanculo, va. Cioè, io da quanto non ne trovavo pensavo di essere stato maledetto da qualche dio azteco che di qualche millennio fa. Oh, sul serio. Ho detto, ma che è qua che non ne trovo più? Wow. Ok. Ho trovato dia... Non ho spazio. Non ho spazio, ho preso poco. Vabbè, assi di giù. Cos'ho che ho preso? Cos'è che ho preso? No, non il ciottolo, che è sta schifezza. Oh, diamante, diamante. Quanto di diamante? 8 di diamante ci facciamo. Guardate la vita, guardate la fame, quanto cazzo ho dovuto scavare. Il piccone che prima era full di diamante, ora è mezzo spaccato. Guardate quanto ho dovuto scavare. Sono andato su un unico diretto tunnel. Se no, ciao. Quando è che lo trovavo il prossimo coso di diamante? Guardate quanto ho dovuto scavare su un singolo tunnel.
Non è finito, non è finito, manca un altro po', cioè, non vedo la fine. E che cavolo. Sì, vabbè, questa volta è andata così, sono io che ho avuto sfiga, però sto metodo funziona. Io in tutti gli altri account ho usato sempre questo metodo per scavare e si è rivelato particolarmente efficace. Se avete altri metodi, mi va sempre bene a cambiare, scrivetemeli sui commenti che magari ci potete fare un pensierino per farvi. No, ho già capito. Orologio, è notte. Io di notte cosa vado a fare fuori? Ho uno spicchio di vita. Mi sa che sanno che sono qua. Ciao. No. Ciao. Qualcuno? Mi sa che non sanno che sono qua. Comunque i vecchi sono raccapriccianti. Io non ho intenzione di andare. Vaffanculo. Via, 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 via. Via. Fanculo, fanculo gli ordini. Non mi interessa, basta tornare a casa. Qualcosa mi sta inseguendo. Non sono sicuro che sia qualcosa di umano. Ok? Benissimo. Siamo salvi. Dopo secoli siamo tornati alla nostra casa di schifo. Però che faticaccia per trovare solo 8. Solo. Mica tanto solo. Ci facciamo due bei picconi e anche. No, basta così. Ci facciamo solo due picconi. Però possiamo fare il tavolo degli incantesimi ora, che è una cosa molto positiva. Trovavo più diamante quando andavo in esplorazione. Vi rendete conto di che schifezza? Però, c'è sempre un però. Ho trovato 4 smeraldi. Non servono a nulla, servono solo come moneta per i villager oppure come decorazione. Ma dopo tutto, spero che il video vi sia piaciuto lo stesso. Devo essere un maestro a editare perché ci sono un casino di parti vuote. Oppure dove, non so, invoco maledizioni agli dei antichi e basta. Spero che vi sia piaciuto. Però che faccia strana che ha questa skin. E ciao a tutti.